Omicidio Iara confermato, ergastolo a Massimo Bossetti. Sisma al largo della Russia e allarme tsunami. Rogo a Castelfusano, i vigili del fuoco ancora al lavoro. Per i giudici nessun dubbio, è Massimo Bossetti l'assassino di Iara Gambirasio. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia è arrivata ieri sera dopo la mezzanotte, al termine di 15 ore di Camera di Consiglio, e conferma l'ergastolo già inflitto in primo grado. Il verdetto accoglie l'impianto accusatorio, l'imputato è responsabile dell'omicidio della tredicenne di Brembate, scomparsa il 29 novembre del 2010. Un terremoto di magnitudo 7.7 è stato registrato nella notte al largo delle coste della Russia, spingendo le autorità a dichiarare un'allerta tsunami in alcune parti del Pacifico. L'epicentro è stato individuato in mare a est delle coste del Kamchatka. L'allerta resta in vigore per le isole vicine all'epicentro e le coste che vanno dal Mar di Bering fino alle Hawaii. Dalle 8 di questa mattina sono stati 40 gli interventi dei vigili del fuoco finalizzati a spegnere le fiamme dell'incendio che ha devastato ieri la pineta di Castelfusano sul litorale romano. È necessario un controllo capillare della zona interessata per evitare l'insorgere di nuovi roghi che con il caldo e con il vento potrebbero riaccendersi. L'Italia è il quinto paese più visitato al mondo ed una delle mete più desiderate nell'immaginario collettivo di tanti stranieri. Sono i dati 2016 del World Travel and Tourism Council che certificano che la nostra industria turistica vale 70,2 miliardi di euro. I luoghi più frequentati sono le città d'arte del centro-nord, in cui Roma ha ancora un ruolo dominante rispetto alle altre destinazioni urbane. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti potete collegarvi al sito www.adnkronos.com. Arrivederci.